Sono Barbara Castiglione, sono stata invitata dall'organizzazione del vostro evento e ringrazio veramente moltissimo gli organizzatori. Sono qua come rappresentante della Federazione Internazionale di Pasticceria e vorrei mostrarvi questa sera alcune delle tecniche che si possono utilizzare nella decorazione artistica. In particolare la mia specialità sono l'uso dell'aerografo, il cake design e lo zucchero artistico, che non è la pasta di zucchero, ma è qualche cosa che è molto più simile alla lavorazione del vetro di un murano. Quindi praticamente lavorando con questo zucchero che viene cotto, colorato e diventa malleabile proprio come una massa plastica, noi possiamo fare tutta una serie di lavorazioni, possiamo tirare questi fili in maniera veramente infinita, possiamo utilizzare degli stampi preformati per creare delle decorazioni, insomma anche per chi è magari meno pratico, per chi ha più fretta, oppure possiamo anche lavorare a mano questo zucchero e creare delle decorazioni appunto uniche e personalizzate. Visto che il tema del vostro evento è la rosa, quello che ho pensato di realizzare è una torta ricoperta in pasta di zucchero, decorata con l'aerografo. Ho preparato degli stencil e andrò a colorarli con l'aerografo appunto. Andrò a sovrapporre tre strati di questa torta e alla fine, alla cima della nostra torta, troveremo un topper fatto in rose in onore appunto alla vostra festa. Come vedete lo zucchero quando viene lavorato con questa tecnica rimane molto lucido, quindi dà l'effetto proprio di seta o addirittura vetro. Le persone fanno veramente fatica a capire di che materiale si tratti. È molto fragile, molto delicato, patisce l'umidità, gli sbalzi termici, però se si lavora insomma adeguatamente si riescono a ottenere dei risultati molto belli esteticamente. Noi questi lavori li facciamo sia come docenti naturalmente all'interno di corsi, ma li facciamo e li faremo soprattutto anche in occasione dei campionati mondiali che saranno presenti ad Ost quest'anno 2015, dal 23 al 27 di ottobre. Terremo dei campionati internazionali, mondiali, di pasticceria e di cake design. Io per accelerare i tempi ho cominciato a preparare alcune cose. Quello che voi vedete è appunto l'isomalto già cotto e colorato. L'isomalto praticamente è una specie di zucchero di origine naturale, non crea problemi per chi ha diabete, non ha praticamente calorie e quindi può essere consumato anche per le persone che hanno problematiche di questo genere. È molto bello, rimane lucido e a differenza dello zucchero normale che una volta veniva utilizzato in pasticceria, si può cuocere ad alte temperature e mantiene sempre questi colori brillanti. Quando lo cuociamo è trasparente come l'acqua, poi noi possiamo colorarlo a piacere a seconda di quello che ci serve e ci interessa. Come vedete lavoriamo con dei macchinari un po' particolari, prima un signore, penso che sia ancora presente, mi ha detto sembra di essere nel mio laboratorio, nella mia officina. Abbiamo dei macchinari che hanno abbastanza poco a vedere con la pasticceria, usiamo coltelli, usiamo forbici, usiamo cannelli a gas, usiamo dei coltelli che lavorano a caldo per andare a incidere e poi insomma cose più classiche come gli aerografi, via dicendo. E poi usiamo anche delle speciali pompette che servono per soffiare il vetro, per soffiare lo zucchero, come se fosse vetro. Quindi questa è anche una cosa molto molto bella, molto particolare di questo tipo di lavorazione. Ora, giusto per farvi vedere che cosa si può fare, io ho già preparato, vedete i pezzi perché richiedono anche parecchio tempo per essere preparati, però per farvi vedere cosa si può fare con del semplice zucchero colorato, ho portato appunto alcuni stampi e ho preparato quello che dovrebbe essere, diciamo, il bocciolo di una rosa. Quindi io lavoro sempre con una base di appoggio e in questo caso questo sarà il centro della mia rosa e praticamente vado poi a lavorare con il mio zucchero. La cosa più complessa è trovare la temperatura giusta, corretta per lavorare lo zucchero.
quando lo zucchero è troppo caldo non si riesce a lavorare. Peraltro vedete che noi lavoriamo sempre con guanti, doppi guanti, sempre ad alte temperature, e chi è stato con me oggi sotto la lampada sa che dopo un po' effettivamente fa parecchio caldo. Però questo è l'unico modo per poter lavorare lo zucchero mantenendolo ad una temperatura ideale senza dover continuamente così ricorrere alla piastra o al microonde. Quando io lavoro lo zucchero, la prima cosa che faccio è sempre questa cosa qua, che si chiama satinatura. Cioè lo zucchero, se io lo lascio senza lavorarlo, diventa opaco. Quindi inglobando invece aria, tirandolo, cambia colore, diventa molto più lucido, molto più perlato, e mantiene poi quel carattere particolare che avete visto di lucentezza. Se viene appunto lavorato alla temperatura giusta. Quindi se vedete anche dal video sta già cambiando colore e sembra quasi avere una consistenza setosa. Sono lavori che richiedono calma, pazienza, un po' di tempo, insomma non sono lavori veloci, però poi si impara a farli. Allora, quando io voglio ad esempio realizzare dei petali, delle foglie, la cosa importante è andare sempre a tirare i petali, diciamo il mio zucchero, in modo che sia molto sottile e che quindi i bordi dei miei fiori o delle mie foglie siano molto regolari. Diciamo che la bellezza dello zucchero artistico è quando si lavora mantenendo la caratteristica della perlescenza, della sottigliezza. Fiori spessi, lavorazioni spesse con lo zucchero artistico perdono molto di valore. C'è qualcuno, magari fra i ragazzi, che usa la pasta di zucchero, il cioccolato plastico? Nessuno? Uno sì. A differenza della pasta di zucchero, che comunque è molto bella come materiale, con lo zucchero artistico noi possiamo lavorare su degli spessori veramente minimi e quindi si riescono a ottenere degli effetti che altrimenti con altri materiali come la pasta di zucchero o il cioccolato plastico sono proprio difficili da ottenere. Quindi vedete che io intanto sto ricoprendo il centro della mia rosa, creo un bocciolo e poi mano a mano, adesso per praticità uso un unico colore, però vi voglio mostrare che cosa accade. Io praticamente man mano che vado a creare i petali do loro una forma e poi li vado a sistemare attorno al mio bocciolo centrale. Per fermare, quindi per saldare, molto importante incollare bene lo zucchero. Scaldo col mio cannello, lo zucchero si scioglie, quindi si va a saldare al resto della struttura. E quindi si procede. Quindi vedete, sembra molto complicato, ma poi con un po' di pratica si riesce comunque a... E qui si vede già la caratteristica della lucentezza del petalo. A differenza di altri materiali che sono opachi, con l'isomalto si mantiene questa caratteristica. E anche una semplice torta bianca, senza particolari decorazioni, risulta alla fine molto graziosa proprio grazie a queste caratteristiche tipiche dell'isomalto. Una cosa molto importante quando si lavora con l'isomalto è lavorare sempre in sicurezza, perché vedete che lavoriamo sempre con alte temperature, con cannelli a gas, quindi ad esempio una cosa che a me piacerebbe molto fare corsi anche per bambini, ma credo che sia impossibile, anche se ormai esiste Master, Junior Master Chef, ma credo che lavorare con queste strumentazioni per i bambini sia una cosa molto pericolosa. E la prima cosa che io insegno durante i corsi proprio è fare attenzione alle misure di sicurezza. Quindi vedete, io intanto ho creato il mio primo strato interno di petali.
e poi mano a mano vado a crearmi gli strati successivi. Con questa tecnica si possono creare veramente tutti i tipi di fiori, le foglie, qualsiasi soggetto. Poi noi che facciamo i campionati, che partecipiamo a dei concorsi, addirittura con lo zucchero creiamo delle vere e proprie sculture che richiedono anche mesi di lavoro. Però chiaramente, ecco, se poi una persona vuole imparare soltanto, diciamo, le tecniche base, perché è un pasticcere, perché è un appassionato, perché è un ragazzo della scuola alberghiera e vuole anche usare queste tecniche in senso commerciale, perché poi, visto che richiedono tempo, devono anche rendere, basta, ecco, imparare alcune delle tecniche base, quindi saper satinare lo zucchero, saperlo tirare, e già si ottengono degli ottimi risultati. Lavoriamo sempre su dei tappetini, vedete, i materiali sono sempre in silicone, perché il silicone permette allo zucchero di non attaccarsi. Ecco, vedete che la rosa sta cominciando a prendere forma. Bella, si vede? Grazie. Con la stessa tecnica, io adesso solo per accelerare non vi sto a far vedere tutti i passaggi, però con la stessa tecnica noi possiamo ad esempio realizzare anche delle foglie in questa maniera. Nello zucchero artistico bisogna sempre fare un po' di fatica, è un materiale che si lavora bene quando è un po' duro, un po' resistente, perché se si lavora quando è troppo morbido non mantiene la lucentezza. Quindi noi quello che possiamo fare è, ad esempio, a partire da questa massa che è alla temperatura corretta, dare forma a una nostra foglia. Io adesso la riscaldo un attimo perché è un po' troppo fredda, poi utilizzando degli stampi che si trovano normalmente in commercio, io posso creare le mie nervature e anche dare le pieghe che ritengo, no, necessario, e quindi sempre con la stessa tecnica vado poi ad incollarmi la mia foglia al mio fiore. Quindi vedete che già veramente con pochissimo si riescono a creare delle belle decorazioni di effetto senza grande impegno. Questi pezzi un pasticcere, insomma, chi lavora con lo zucchero li può naturalmente preparare in anticipo, li tiene poi all'interno di scatole ermetiche, perché lo zucchero è igroscopico, quindi tende ad assorbire l'umidità. Il problema principale è proprio quello, che questi pezzi diventano opachi se lasciati all'aria, e quindi noi possiamo benissimo preparare i nostri pezzi in anticipo. Basta avere l'accortezza poi di mantenerli in scatole ermetiche e sistemarli sopra le nostre torte prima di consegnarle, in modo che mantengano appunto il loro carattere, la loro peculiarità. Credo che questo sia veramente l'unico materiale che permette di ottenere delle lucentezze come questa. Qualcuno di voi l'aveva già visto lavorare? Nessuno. Ok, quindi ha questo carattere molto simile Questo solo per mostrarvi, insomma, alcune tecniche. Ora, quello che io farò è decorare questa torta. Ho già cominciato a decorare una parte per prova, per vedere come venivano le rose. Quindi questa parte è a posto, direi. L'appoggiamo magari un attimo qua. Procedo con la seconda parte. Anche la tecnica dell'aerografo è una tecnica molto interessante,
Tutto sommato semplice, come tutte le cose ci vuole un po' di pratica, naturalmente bisogna imparare, però quando si impara fa risparmiare tantissimo tempo. Ad esempio, invece di usare della pasta di zucchero già colorata, io utilizzo della pasta bianca e la decoro poi con il colore che mi serve. Quindi ho meno spreco, decido i disegni che voglio realizzare e l'effetto è molto bello. È come lavorare con gli stencil, è uno stencil praticamente. Invece che usare dei pennelli si usa l'aerografo con dei colori naturalmente alimentari e vedete il risultato è subito... Posso naturalmente mescolare i colori, usare colori più chiari, più scuri, creare sfumature. E l'effetto è molto realistico. E tutto sommato si fa anche in fretta. Basta anche qua un po' di pratica. Tutte queste tecniche noi le insegniamo. Le insegniamo all'interno appunto dei nostri corsi, dei nostri gruppi, le insegniamo ai ragazzi delle scuole alberghiere che spesso appunto magari non hanno l'opportunità all'interno della scuola di apprendere per tutta una serie di motivi, anche perché hanno dei programmi molto intensi. E voilà. Poi andiamo a cambiare il nostro colore, la stessa cosa che abbiamo fatto prima, la ripetiamo con il colore verde. Peraltro queste mascherine che sto utilizzando, io ad esempio le realizzo da sola, uso dei fogli di acetato e in base al disegno che mi piace, che trovo gradevole, adatto, mi creo con una tecnica tutto sommato abbastanza semplice, alla portata di tutti, le mie decorazioni. Vedete che non ci vuole tanto tempo, eh? Avete delle domande? Siamo incantati. Perché chi lavora a un certo punto si perde nel suo mondo e fa fatica a lavorare e a parlare perché è molto concentrato, perché siamo appassionati. Quindi magari io do anche per scontate delle cose, ma se avete delle domande ditemelo pure. Quindi questo è l'effetto che otteniamo. Io adesso lascio asciugare un attimo questa parte della torta e lavoro sull'altra che ho lasciato in sospeso, però mi metto qualcosa sotto. Naturalmente tutte le cose che io sto utilizzando sono alimentari, per cui una torta decorata con l'isomalto, con la pasta di zucchero, con questi coloranti alimentari può essere assolutamente, anzi deve essere assolutamente mangiata. Come tutte le torte la durata dipende da quello che c'è dentro la torta.
Chiaramente non queste sono torte finte, sono torte in polistirolo ricoperte per dimostrazione. Quindi quando io ho questa torta finta, basta conservarla in una maniera spruzzando magari un po' di spray di gomma lacca sopra, si mantiene per mesi. Chiaramente invece quando parliamo di torte vere dobbiamo sempre pensare che abbiamo a che fare con farina, uova, zucchero, burro, e che quindi la durata dipende da questi prodotti. Ok, quindi adesso ne decoro solo una parte così per praticità. Poi io ho fissato queste mascherine con degli spilli che naturalmente devono essere spilli disinfettati e utilizzati solo per questi lavori. Quindi vedete che questo è il risultato che si ottiene. Okay. Quindi andiamo a togliere anche la parte inferiore. Sì, ho il tifo, fantastico. Ok. E poi queste mascherine naturalmente possono essere riutilizzate. Quindi questa è la base della mia torta. Ora io quello che voglio fare è andare a ricoprire la mia torta creando un effetto di glassa, come se fosse una glassa che ricade sulla torta stessa. Quindi contenitori in Pyrex, perché sono gli unici che resistono veramente alle alte temperature, vado a scaldare il mio zucchero fin quando diventa più morbido, più malleabile, e quindi poi lo vado a colare sopra la torta. Ecco, nelle torte a piani noi normalmente utilizziamo degli stecchini per fissare i piani e far sì che non si muovano, ma in questo caso, siccome io vado a mettere dello zucchero caldo, sarà sufficiente sistemare le torte una sopra l'altra e poi mettere l'ultima e non ci dovrebbero essere problemi. Devo bere un po' d'acqua. Sono abbastanza chiara, avete dei dubbi, c'è qualche cosa che volete chiedermi? Quanto tempo ci vuole per Imparare a fare una rosa? Non ci vuole tanto. Per imparare a lavorare lo zucchero, come per tutti i lavori, chi fa la scuola alberghiera quanto ci mette? 3 anni, 5 anni? Ci vuole il suo tempo. Ma per tutte queste tecniche, che sia cucina, che sia pasticceria, che sia cioccolato, che sia... Poi ci sono i talenti, lì è anche questione di talento, ci sono persone che imparano naturalmente molto prima e ci sono persone che fanno più fatica. Quando si fa più fatica, secondo me, è perché quella non è la tua tecnica. Noi non è che sappiamo fare tutto, di noi c'è chi è bravissimo nel cioccolato, chi è bravissimo nella ghiaccia. Se dai poi a uno il materiale dell'altro, non è mica detto che sia così capace. Perché proprio ognuno di noi ha delle specificità, ha delle passioni anche. Io quando ho incontrato lo zucchero artistico mi sono innamorata, è stata proprio una folgorazione. Credo molto che queste cose nascano veramente dalla passione. Quindi io adesso sto dando una consistenza al mio esomalto in modo da poterlo colare, e voglio anche che coli un po' sulla torta, no? Sui bordi della torta. In modo che dia questo effetto proprio di glassa che cola.
Vediamo adesso di sistemarla in maniera abbastanza. Ok. Quindi semplicemente per effetto del calore creato dallo zucchero noi possiamo incollare in questo caso una torta sull'altra. Questa sera, tra l'altro, oltre al fantastico risotto alle rose, assaggerete anche un dessert che abbiamo preparato oggi in pasticceria. Come abbiamo fatto prima, io vado a colarmi il mio secondo strato di zucchero. Io per praticità ho decorato solo un lato, anche perché so che poi avete la cena, però naturalmente poi nella versione finale noi decoriamo tutta la torta. La torta deve essere bella vista da ogni lato, naturalmente. Ok. Quindi, come abbiamo fatto prima, andiamo finalmente a sistemare il nostro topper. È una torta un po' ricca. Diciamo che è una torta che non passa inosservata, dai, è molto colorata. Poi volendo, c'è già molta roba su questa torta, però volendo si può andare ancora ulteriormente ad arricchire con qualche rosa. La giro così la vedi meglio? Aspetta. Ti vede meglio? Allora, adesso sarebbe già fin troppo piena, però giusto per farvi vedere, chiaramente l'isomalto a questo punto mi può servire come base per incollare degli altri pezzi, per cui volendo, per richiamare il topper, io posso ancora sempre con il mio cannello andare a scaldarmi lo zucchero e vado a sistemare alcune roselline che vanno a decorare ulteriormente la mia torta e quindi la arricchiscono un po'. E ne sistemiamo magari una sulla base. E voilà. Non aggiungerei altre cose, mi sembra fin troppo. Questa è la torta per... Questa è la torta per la vostra festa delle rose. Io non ero mai venuta in questa zona e sono rimasta veramente molto colpita.
dalla natura, dal verde, dall'accoglienza, dalla storia di questo paese, da quel magnifico giardino. E quindi questo è l'inizio sicuramente di una bella amicizia, di una bella collaborazione con il vostro paese, con la vostra amministrazione e con tutti i ragazzi che vorranno lavorare insieme a me, insieme ai colleghi. Grazie.